Un vorticoso viaggio di ritorno nel Regno Unito ha visto il principe Harry trascorrere 30 minuti con suo padre, il re Carlo, ma pochissimo tempo con il fratello maggiore, il principe William. Il principe Harry non è riuscito a dare una vera dimostrazione di contrizione durante il suo vorticoso viaggio nel Regno Unito, cosa che secondo gli esperti gli ha impedito di incontrare suo fratello. Il duca di Sussex ha trascorso solo 24 ore in Gran Bretagna dopo essere atterrato a Heathrow martedì pomeriggio. Ha fatto una rapida telefonata di 30 minuti a Clarence House per vedere suo padre, re Carlo, dopo aver rivelato al mondo che gli era stato diagnosticato un cancro. Ma non c'è stato alcun incontro con il fratello separato, il principe William, nonostante un insider avesse fatto sapere che il duca avrebbe accettato volentieri un invito a vederlo. Ora gli esperti reali hanno rivelato il motivo per cui i fratelli non hanno trovato il tempo per vedersi faccia a faccia. Un insider, che si dice sia vicino al principe Harry, 39 anni, ha detto: "Il motivo principale del viaggio del duca nel Regno Unito è visitare suo padre. Se si fosse presentata l'opportunità di vedere il principe di Galles, il duca l'avrebbe accettata volentieri." Tuttavia, Matt Wilkinson, redattore reale del Sun, ha affermato che la mancanza di scuse da parte di Harry è stata la componente cruciale che ha impedito loro di incontrarsi. Ha detto: "Un incontro con William che non può fidarsi di suo fratello, dati i suoi ripetuti tradimenti pubblici, non può aver luogo senza una genuina dimostrazione di contrizione da parte di Harry." Anni di attacchi da parte di Harry a Oprah, Netflix e nella sua autobiografia Spare, compreso il fatto di definire Wills il suo arcinemico, hanno ferito profondamente William. Ingrid Seward, redattore capo di Majesty Magazine, concorda sul fatto che è stata la mancanza di rimorso da parte di Harry a impedire alla coppia di riunirsi.